Si sono tenuti sabato pomeriggio ad Olevano sul Tusciano gli stati generali delle politiche giovanili. Un'occasione di confronto fra istituzioni e giovani generazioni su tematiche quali ambiente, territorio e pari opportunità. Un segnale importante anche perché rimettere i giovani al centro dell'agenda politica è una necessità. Questo è un paese, l'Italia, che nel giro di pochi decenni ha invertito la proporzione di numero di presenze tra giovani ed anziani. Mentre negli anni 50 avevamo tantissimi giovani che sorreggevano l'economia legata anche agli anziani, oggi abbiamo molti più anziani di quanti sono giovani presenti in Italia. E questo è un primo problema ed è una questione da mettere al centro dell'attenzione. Ai giovani va ridata sicuramente fiducia e speranza, che è quello che vogliamo fare anche mettendoli in questi tavoli tematici di confronto, brainstorming, di crescita culturale. E da questo punto di vista la nostra presenza anche dell'istituzione regione conferma l'impegno di investire sui giovani, di investire sulla loro competitività e anche sulla loro capacità di reggere il passo e il confronto con le stesse generazioni, le giovani generazioni degli altri paesi d'Europa e del mondo. Siamo in un mondo globale, è chiaro che i nostri giovani hanno bisogno e necessità di maggiori conoscenze, dell'innovazione e quindi di essere pronti alle sfide più importanti. Sì, diciamo che oramai i tempi erano maturi per organizzare una giornata del genere, in quanto in questi anni si è visto sviluppare associazioni giovanili, parliamo del forum dei giovani, del servizio civile nazionale con quello comunale e quello della Proloco, e quindi abbiamo deciso insieme tutti i componenti delle realtà con la mia assessorata e l'assessore alle pari opportunità Simone Di Lascio di organizzare questa giornata. Ovviamente non è una giornata che finisce stasera, ma tutte le proposte raccolte andranno avanti sia nella nostra amministrazione, sia nella nostra azione amministrativa, che portarli sia agli organi sovracomunali come alla provincia e con la regione Campania. In vista del futuro invece quali sono i progetti in cantiere? Del futuro, adesso siamo aperto il bando di selezione per 70 giorni per benessere giovani, quindi a breve, penso che a metà novembre, partiranno anche i corsi formativi nel nuovo centro sociale polivalente Giovani Giovanni Barra, e stiamo già progettando per la prossima scadenza di servizio civile tre progetti che comprendono 20 unità, 20 volontari qui ad Olevano sul Tusciano, quindi da 12 passeremo a 20 unità nel 2020.